Ciao ragazzi, torno di voi sposata. Avrete forse visto il mio post. Praticamente venerdì scorso, il 23 giugno, mi sono sposata. Quindi per questo nel mese di giugno ero un po' latitante, magari non facevo troppi video, insomma rispondevo un po' in ritardo ai commenti, potete capire l'organizzazione, insomma non è la cosa più facile. Se siete curiosi di come è andato il matrimonio, come abbiamo organizzato un po' il tutto, fatemelo sapere e realizzerò un video dedicato. Oggi invece parliamo dei miei acquisti pre-matrimonio, make-up soprattutto, e il pacco Stylevana molto carino che mi è arrivato nel mese di luglio. Ci sono alcune chicche che sono davvero molto interessanti. Cominciamo subito. Allora ragazzi, il primo ordine di cui vi parlo, shopping di cui vi parlo, è Notino, dove ho acquistato, ovviamente anche già utilizzato, il set delle ciglia finte. Ecco, ve le faccio vedere qua, come si chiamano, Double Up Individuals, quindi quelle a ciuffetto con la colla duo, questa qua nel colore nero. Le ho ovviamente già utilizzate e vi spiegherò, vi dirò poi la mia recensione finale. In ogni modo, le ho comprate appunto per il matrimonio perché volevo applicarmele. In realtà avevo comprato anche un altro set che adesso non so dove sia, ho messo in tutte le varie buste, anche un set di Ardell come quelle di prima, come queste che vi ho fatto vedere, anche un set di ciglia finte normali. Però rifacendo le prove nel mese di giugno ho capito che per me era troppo. Magari nelle foto sarebbe anche venuto bene, però non so, l'effetto visivo era too much. Per le ciglia a ciuffetto, insomma, l'effetto mi è piaciuto molto. L'unica cosa, la colla nera, bisogna stare attenti perché la puntina, insomma, quando applicate le ciglia finte a ciuffetto, si vede. Quindi ho applicato un eyeliner sopra, come avevo fatto io, l'eyeliner sopra nero a questa colla qua, se no è meglio prendere la colla duo sempre, anche così, che è molto carino l'applicatore, adesso ve lo faccio vedere, eccolo. E la colla duo però trasparente, perché così sparisce completamente, anche perché questi cosini neri mi sono rimasti sull'occhio anche per tutto il giorno successivo, ecco. Però questo è stato un po' il primo shopping da Notino. Poi sono passata da Kiko. Sono passata da Kiko perché mi serviva la cipria. Per la cipria, ovviamente tutti dicono che è una cosa super importante, bisogna averla buona, bisogna spenderci 50 euro. Io vi dico, ho ripreso la mia solita come si chiama? Radiant Fusion nella colorazione 01. Eccola qua, è colorata, quindi non avevo problemi, diciamo, con il discorso di flashback. È affidabile, adesso ho visto costa 14 euro, quindi neanche così poco, però andare a comprare un qualcosa di Natasha Denona, poi c'era Huda, poi c'era Make Up For Ever che costa 40 euro, 50 euro, non me la sentivo, francamente. E devo dirvi che è stata una cipria buonissima. Mi sono sposata in comune, poi la sera c'era caldo, sudavo, non è andata via, mi ha retto il trucco, non ero lucida in viso, meravigliosa. Un'altra cosa per la base, che ovviamente, cioè, sei lì, dici, ma qualcosina, ah, mi serve anche questo, mi serve anche quest'altro, ho acquistato questa base che ho visto in giro e che mi ha sempre incuriosita. Allora, c'è quella matte e c'è quella glow, Hydra Pro Glow. All'inizio ho detto prendo quella matte, perché ovviamente le spose devono essere tutte matte, così si dice. Allora, io ho voluto prendere quella glow. Uno, perché la utilizzerò anche in futuro per i vari eventi, e due, perché ragazzi, meravigliosa. Provata sempre 3-4 giorni prima, un po' sul viso sotto il fondotinta, dopo vi faccio vedere qual è il fondotinta che ho acquistato. Mi è piaciuta tantissimo, fa durare davvero di più il fondotinta, anche tutto il make-up. Dà quell'effetto luminoso un po' 3D, effetto bone min, comunque la pelle quasi, neanche glass skin, perché comunque rimane matte, semi matte la pelle, ma sembra pelle sana, non quell'opaco che vi annulla completamente tutti i tratti, che dopo dovete andare col blush, col contouring eccetera. Dateci un'occhiata, molto buono questo prodotto. E anche la protezione solare 10, vabbè, pochino, poi contate che applicate pochissimo prodotto, quindi è come se non ci fosse, però c'è e va bene così. E poi, già che c'ero, anche le unghie le ho fatte io, guardate quanto mi sono cresciute, tantissimo. Ho comprato questo smaltino, anche questo, cioè già abbiamo delle prime recensioni qua, lo smaltino, allora, Power Pro, in queste confezioni molto molto carine, mi piacciono, anche le confezioni sono comode, nella colorazione 003, lo scovolino è di quelli, insomma, quelli abbastanza apprezzati da noi utilizzatori, quelli piatti e abbastanza larghi.
Rosa Antico, ovviamente qua la tradizione, la sposa Rosa Antico. Ragazzi, mi è durato venerdì, sabato, domenica, sono stata al mare, quindi se non fossi stata al mare mi sarebbe durato una settimana, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì ha cominciato a sbeccarsi su alcune dita, quindi 4 giorni con il mare incluso, pieni, senza base, senza top coat. Niente, due strati di questo, quindi dateci un'occhiata davvero, se saranno in sconto con i saldi ne acquisto altri perché mi hanno sorpresa positivamente. Poi ragazzi, sono stata da Sephora, ho scelto il fondotinta Dior, NARS, ero indecisa tra i vari fondotinta, alla fine ho comprato lui per una particolarità, Make Up For Ever HD Skin, eccolo qua, il mio fondo nella colorazione 1Y04. Perché ho scelto lui? Ho riprovato, ho provato, ragazze gentilissime, sono andata a Parma a comprarmelo e mi è piaciuto perché non necessitava di una cipria, perché al tempo non avevo ancora la cipria, si fissa, cioè una roba assurda, ha la coprenza media, non è troppo coprente come potrebbe essere il Double Wear di Estée Lauder, non è troppo coprente ma modulabile, quindi con due strati avete una bella coprenza. Ottimo da applicare con il pennello, quello di Zoeva, io ho quello piatto, quindi abbastanza fitto, oppure anche con la Beauty Blender. Io l'ho applicato con la Beauty Blender il primo strato per dare un po' sopra la base glow, per dare un po' di effetto più naturale, e poi con un pennello per avere più coprenza. Piaciuto tantissimo. Non fa, ecco perché mi piace così tanto, perché non si ossida e perché dura molto e lascia questo viso quasi cipriato ma in modo molto naturale. Ho adorato la confezione così, insomma, la vedete anche un po' sporca, comunque airless, molto comoda. Ragazzi, cercavo un correttore che sarebbe stato un po' meno seccante rispetto al mio Huda Beauty, perché è vero che per gli eventi va benissimo, però per tutti i giorni è... Insomma, il mio contorno occhi soffre un po' quando lo applico, è un po' più disidratato. Ho trovato questo, di cui ho sentito parlare molto bene, BB Eye di Herborian. Allora, costa, però sono 15 ml e il power è di 3 mesi. Io spero che non sia davvero così. Adesso se sento che l'odore o il colore sta cambiando, allora magari lo applico anche su tutto il viso. L'ho utilizzato per tutto il mese di giugno e devo dire che mi sta piacendo, però insomma lo testiamo ancora un pochettino. In ogni modo è una BB cream solo per il contorno occhi. Rimanendo nel campo occhi, comunque make up occhi, ho comprato questa matita di Sephora che ho provato nel negozio e mi è piaciuta moltissimo per la durata, perché si è sfumata ma dopo 5 minuti non potevi più toglierla senza l'uso di bifasico, ed è la Sephora 12H 12 ore nella colorazione waterproof made in France tiramisù 13, vi faccio vedere lo swatch. Mi è piaciuto molto il colore perché non è un marroncino caldo, non vira al rosso ma è molto scuro, quasi nero. Mi serviva perché dovevo applicarla sia a mo' di eyeliner ma anche per fare un po' la base per la piega, l'ho messa proprio nella piega e sfumata per far sì che gli occhi fossero più in esalto, ovviamente per il make up da matrimonio. Insomma, se lo volete vedere magari cerco di ricrearvelo quel trucco, è molto buona, anche lei è durata abbastanza. E poi per la base cercavo sia un bronzer che un blush in polvere, perché ho quelli in crema però volevo fissare tutto con qualcosa di qualità in polvere. Ho trovato la palettina Hoola di Benefit con la cosa abbiamo dentro, la terra Hoola e il blush Shelly con anche un piccolo specchietto. Intanto il formato mi è piaciuto moltissimo, molto comodo, e sia il blush che la terra hanno delle colorazioni molto tenue che però si vedono, insomma la terra non è troppo scura, adatta per il mio colorito, non è troppo calda, non vira il rosso, quindi anche questa l'ho adorata e le ho utilizzate entrambe per il matrimonio. Poi cosa abbiamo? Amazon, questo è Amazon, ho comprato un prodotto che ho scoperto nel canale, un canale di un parrucchiere americano, anzi di Miami, cioè dovevo scoprirlo prima così andavo a trovarlo quando sono stata a Miami a febbraio, che parla di della hair care in modo molto non convenzionale, dice di usare poco prodotto, insomma vi lascio giù, anzi ho qua la scheda e link al suo canale perché secondo me è bravissimo, parla in inglese.
li consigliava per l'uso con il phon la Big Blowout Cream di Redken. Questo, ragazzi, praticamente è un gel da applicare sui capelli umidi per poi procedere con l'asciugatura con il phon, col brushing. Non è adatto questo prodotto, non è abbastanza forte, è abbastanza termoprotettivo per utilizzo con la piastra o con il ferro. Lì avevo un altro prodotto, l'ho utilizzato, mi piace, non mi piace, però diciamo che volevo, sempre per il matrimonio, volevo avere una buona base con il Dyson e con questa crema, che poi è un gel. Vi faccio vedere la consistenza, perché visto che ne parliamo, eccola qua. Ce ne vuole pochissimo di prodotto, proprio un... così, giusto una perla da applicare appunto su tutte le lunghezze, e per me fa la differenza. Anche qui, utilizzato da metà giugno in poi, ho visto davvero la differenza. Su Amazon si vende circa 20 euro, però considerate che sono 100 ml, perché ho visto nelle recensioni che tante persone dicevano che è un formato un po' piccolo. Se utilizzate questa quantità, cioè vi dura per tantissimo tempo, quindi... buono, continuo a utilizzarlo. Poi vi volevo far vedere un altro prodotto che ho sempre utilizzato al matrimonio, perché abbiamo avuto la cerimonia alle 12 e poi la festa alle 6 di sera. Ho dovuto ritoccare un po' i miei ricci, però siccome stavo sistemando il tutto e stavo aspettando gli ospiti, questo prodotto mi è stato molto utile. Che cos'è? È la piastra senza filo di Sanmei Woga. Eccola qua la scatola, una piastra che raggiunge, sono tre livelli, raggiunge 205 gradi, quindi magari un po' meno rispetto a quelle piastre con il filo, però la comodità di averla senza filo, di portarla dappertutto, magari anche per degli eventi, secondo me è impagabile. Molto leggera, molto comoda, anzi ve la, qua si apre, ve la accendo adesso, c'è proprio il suo display dove si scalda e appunto raggiunge la temperatura che volete. Comoda anche per fare, io l'ho proprio utilizzata per farmi i ricci. Ecco, non potete aspettarvi ovviamente da questa piastra le stesse prestazioni di un GHD che si, di una GHD che si attacca alla presa. È proprio la piastra da fate da ciuffetto, secondo me più da capelli lisci che ricci. Anche se mi ha dato le sue soddisfazioni, insomma, per un'oretta la sua piega è durata, ecco, ho visto un po' nelle foto. Se siete in fiera, se siete ragazze che viaggiate tanto, magari dovete ritoccare un attimo la piega prima anche delle riunioni, prima di shoot fotografici che sono in diverse ore della giornata, perché no? Perché no? Un prodotto interessante, secondo me si vende su Amazon, questa me l'hanno mandata in collaborazione. Parlando delle collaborazioni, vediamo il pacco Stylevana, perché ci sono veramente delle belle cosine. Intanto, prima di procedere con il pacco, vi volevo dire che Stylevana, perché faccio questo video proprio subito appena arriva il mese di luglio, perché fino al 10 luglio abbiamo con il nostro codice sconto, con il nostro codice sconto INF10 Marina, il 22% di sconto se superate il 38-39 euro. Comunque adesso un euro cambia poco, facciamo 39-39 euro, cioè un ottimo sconto secondo me. Su tutto il carrello, poi ovviamente ci sono diverse promozioni, adesso vi dico un po' i prezzi che ci sono al giorno d'oggi per i prodotti che mi hanno mandato, perché ci sono delle chicche. Vi dico solo che tra tutti i prodotti che ho ricevuto non c'è nessuno che io ho già provato, quindi cominciamo subito. Prima di tutto questa maschera, io quando vedo le maschere in crema per il viso vado in brodo di giuggiole, la maschera lenitiva, purificante e che va a lavorare anche sui pori dilatati, quindi va ovviamente a ridurre la produzione del sebo, avendo l'argilla all'interno, e quindi va a rendere la pelle più omogenea. Questo è il brand Anua, di cui non ho mai sentito parlare. Molto bella anche la confezione, questo font mi piace tantissimo, keep things simple, quindi fai che le cose, insomma, lascia le cose facili, come nella skincare, per favore, cioè non compriamo troppi prodotti magari, ma avendo un prodotto a disposizione magari risolviamo diverse tipologie di problematiche della pelle, particolarità della pelle, come per esempio la pelle arrossata, la pelle grassa, la pelle con i pori dilatati e magari con delle imperfezioni o i punti neri. Questa maschera aiuta proprio con queste tre particolarità. Il prezzo è di 23 euro, vediamo un po' gli ingredienti. Al caolino, no? Al secondo posto quindi c'è l'argilla e al terzo posto c'è questa pianta che si chiama Hotuinia cordata, sarebbe heart leaf, quindi la foglia a forma di cuore. In italiano non ho trovato, insomma, la traduzione. In ogni modo è una pianta che fa molto bene, ha degli effetti antisettici, antibatterici, quindi ottima per chi ha la pelle grassa o comunque ha tendenza acneica,
ed è anche va a non prevenire, però va a rendere meno forti gli effetti dei raggi UVA e UVB sulla pelle. In sostanza svolge un'azione antiossidante, insomma, ovviamente se uscite senza la protezione questa crema, questa maschera fa poco, però insomma è un qualcosa in più di questa pianta. Poi abbiamo la centella asiatica, che è l'intiva come pianta, e poi altri ingredienti, c'è anche vitamina E, quindi idratante, c'è anche l'olio del frutto di bergamotto, non è proprio della foglia, quindi non dovrebbe essere un olio essenziale, spero, insomma, la proverò e vi farò sapere. 23 euro non è poco, perché poi non sono neanche tanti millilitri, vediamo un po' sulla scatola, sono 100 grammi, ed è da applicare per... e poi non c'è scritto per quanto tempo applicarla. Secondo me ha all'interno anche dei piccoli microgranuli, perché va ad esfoliare leggermente e a togliere le cellule morte. Insomma, staremo a vedere. Quando ho visto questo prodotto ero super curiosa. L'olio idrofilo di Circle adoro, di questo brand, è ovviamente coreano, adoro i patch per i punti neri. Questo olio cosa promette? Ovviamente promette idrofilo, quindi a contatto con l'acqua si scioglie e forma questa specie di schiumetta. Vi ho fatto i miei top 10 struccanti idrofili, perché utilizzo questa tipologia di struccanti, oli o burri, da un po' di tempo e noto la differenza a livello di pulizia dei pori. Infatti il produttore ci promette di pulire a fondo i pori, dall'SPF, ecco, se utilizzate la protezione solare anche sul corpo, sapete quando vi vengono delle imperfezioni dietro, qua davanti, mi raccomando, la dovete togliere con un prodotto oleoso e non solo il bagno schiuma, perché il bagno schiuma non riesce a togliere tutte le particelle dell'SPF, poi occludono la pelle e vi formano altre imperfezioni. Stessa cosa ovviamente vale per il viso. Piace molto la confezione così, con la pump. Il prezzo è di 13 euro, bellissimo il colore. Non ho utilizzato tanti oli idrofili perché non sempre sono comodi e finiscono abbastanza presto, mi piacciono più i burri, però devo dire che sono curiosa di provare questo prodotto. Poi ragazzi, guardate che pack, insomma Skin 1004 ha sempre dei pack meravigliosi, guardate. Sono praticamente delle particelle, mi avevano spiegato al Cosmoprof, delle particelle di ossigeno, che ovviamente sulla vostra pelle non si vedono. E che cos'è? È l'ampolla alla centella del Madagascar di Skin 1004, un'ampolla illuminante. Ah, ci piace perché è illuminante. Intanto ovviamente al primo posto, proprio al primo posto per il 77% questo prodotto contiene la centella asiatica, quindi estremamente lenitivo. Mi sembra anche molto liquido, quindi adatto per questo periodo. Poi abbiamo anche la niacinamide, quindi che va a... ecco da dove viene questa funzione illuminante antimacchie, vi ho fatto il video sulla niacinamide come ingrediente, andatelo a vedere. E poi abbiamo acido tranexamico, lo utilizzo di Rinkilis e vedo molto effetto sulle macchie e sul colorito in generale più omogeneo, quindi mi piace come attivo. Poi Medecassoside, che comunque la centella, ma l'estratto di centella molto più concentrato, quindi doppiamente lenitivo. E poi, ecco, acido ascorbico, quindi la vitamina C, quindi abbiamo sia la niacinamide che la vitamina C. I fermenti, quindi i prebiotici, fanno bene al microbioma della nostra pelle, quindi vanno a prevenire le rughette, vanno a prevenire le imperfezioni. Promette benissimo questo prodotto, ragazzi. Veramente, sì, sostanzialmente sono questi gli ingredienti, quindi idratazione, illuminazione, antimacchia e effetto lenitivo dovrebbero essere assicurati. Anzi, apriamolo, vediamo. Di solito non hanno profumo i prodotti di Skin 1004, ma io oggi vi faccio vedere anche le consistenze. Vedete che è molto liquida la consistenza e praticamente il prodotto... sì, no, c'è un profumo ma lieve, fresco. C'è erbaceo davvero molto, cioè sa quasi di mare, di mare questo prodotto, ve lo giuro. Comunque bellissimo il pack e non vedo l'ora di mettere subito in uso questo prodotto, perché ha degli attivi, non sempre Skin 1004 ha degli attivi un po' più potenti come vitamina C o niacinamide, in questo caso sono curiosissima. Costa 18 euro. Poi ragazzi, mi sono arrivate un po' di protezioni solari, sono felicissima perché a luglio e agosto ovviamente mi servono, le porterò in giro, contentissima. Tanto vi faccio vedere la matita di Sephora, cioè guardate,
Non si toglie, ve la consiglio. Per i soldi che costa andare a comprarvi delle matite, non so, dei brand, ma anche Makeup Forever sono buone, ok? Però se riuscite a spendere qualcosina in meno, questa qua di Sephora, buonissima. Allora, intanto la protezione solare 50, filtri UVA, UVB, questa ha i filtri chimici di Ionique, che devo dire che alcune linee, soprattutto quella alla bava di lumaca, mi piace moltissimo. Qui parliamo della linea La Centella, che appunto ha avuto questa protezione solare come un'aggiunta. Contiene la centella asiatica al 49%, quindi è molto lenitivo come prodotto. Dalle foto che ho visto un po' sul sito di Stylevana, ho visto che è anche molto leggero, non dovrebbe lasciare la scia bianca, non dovrebbe essere appiccicoso come prodotto. Lo voglio aprire però perché ho ho ancora tre protezioni solari da finire. 60 ml, quindi un formato abbastanza comodo, perché di solito è 50, c'è un po' più di prodotto. 11 euro, che è un prezzo buono. Poi c'è anche il nostro sconto, dicevo appunto centella al primo posto. Poi anche qui abbiamo la niacinamide, un ingrediente illuminante e anche antiossidante, ottimo per quando si mette nelle protezioni solari, perché va a contrastare gli effetti negativi della luce solare, appunto. Alantoina, che è un ingrediente lenitivo, insomma, secondo me è ottimo come prodotto per chi ha la pelle che si arrossa facilmente, però i filtri chimici, vedete voi, io lo testerò, ve lo farò sapere, perché a volte potrebbero dare un po' fastidio, soprattutto per chi ha la rosacea, perché vanno a surriscaldare la pelle. Tutte le differenze, filtri fisici, chimici, UVA, UVB, nel video dedicato, se non l'avete ancora visto, guardatelo. Ragazzi, a 5 euro soltanto, quindi pochissimo per una protezione solare, mi hanno mandato questa protezione del brand che non ho mai provato, Cynic. È vegana, protezione 50, filtri fisici, quindi adatta anche per chi ha la rosacea, la pelle sensibile, chi preferisce i filtri fisici. Se volete tutte le differenze le trovate qua nel video dedicato. Allora, vi dicevo, è un made in Corea, all'inizio pensavo fosse giapponese, no, è coreana. E contiene il, dovrebbe essere una protezione molto leggera, contiene all'interno anche il tè verde e l'estratto di vaniglia. L'estratto di vaniglia è lenitivo, idratante, mentre il tè verde va a migliorare la produzione, ad abbassare leggermente la produzione di sebo. Sebo regolatrice come funzione, quindi ottima per chi ha la pelle grassa, perché non dovrebbe, adesso la devo ancora testare, non dovrebbe rendere la pelle effetto crepe, non dovrebbe creare la scia bianca, insomma, la testeremo, ma già il pack mi piace tantissimo e ovviamente anche il prezzo. E questa chicca, una essence al collagene di VT, al collagene Sika, quindi alla centella e collagene. Il brand VT mi piace moltissimo, tutto quello che ho provato mi è sempre piaciuto. Bellissimo il pack, airless, così nella confezione è di plastica, però questo vetro, questa plastica satinata è molto elegante. All'interno sicuramente, vediamo cosa contiene, il prezzo è abbastanza alto, è 25 euro per 30 ml, quindi parliamo di un qualcosa, secondo me, di una qualità leggermente anche più alta rispetto agli altri prodotti, e con degli attivi che insomma aiutano anche a combattere, a prevenire le rughette. La glicerina al secondo posto, la niacinamide, il dimeticone, quindi un effetto idratante, rimpolpante, illuminante. Abbiamo gli alcol grassi, quindi comunque i componenti abbastanza idratanti, nutrienti. Sinceramente tante... c'è il collagene idrolizzato, quindi questo è sicuramente un attivo che costa, per quello alza un po' il prezzo del prodotto. E di nuovo i ceramidi sono ottimi, e l'estratto di propoli, quindi dovrebbe essere un prodotto abbastanza... abbastanza comodo e adatto per chi ha la pelle grassa ma comunque matura, perché dovrebbe essere molto leggero. Una essence di solito io la utilizzo al posto di, hanno di solito le texture di un siero, al posto del siero, quindi così utilizzerò questo prodotto. Mi aspetto che non mi faccia, non mi appesantisca la pelle, non mi faccia l'effetto comedogenico, ma comunque mi vada anche a prevenire le imperfezioni avendo all'interno la propoli, che ha un effetto antibatterico. Vediamo se appunto questi 25 euro del prodotto, che non sono pochi, sono giustificati. Vi terrò come sempre aggiornati sull'argomento.
Poi questa meraviglia, la nuova uscita sempre di Skin 1004 che ho conosciuto al Cosmo Prof, la crema viso con i probiotici, è Sika, quindi centella fermentata. Skin 1004, guardate che bel pack, anche il pack esterno è molto elegante, bellissimo, questi colori che appunto riportano al Madagascar da dove viene la centella. All'interno con la crema c'era anche, costava 19 euro, e c'era anche questo applicatore, secondo me molto comodo, tutto in plastica. La punta non è diciamo, sapete quelle punte un po' fresche in metallo? No, è in plastica, però è comoda per prelevare e poi per applicare il prodotto un po' dappertutto nelle aree dove non si arriva facilmente. E cosa abbiamo qua all'interno? Perché questa crema è così particolare? Appunto, al primo posto abbiamo la centella asiatica, insomma, Skin 1004 di solito ai primi posti ha sempre la centella asiatica del Madagascar. E la glicerina, quindi un ingrediente idratante, la niacinamide, ha i prebiotici che vanno a lavorare sul microbioma della pelle, ottimi per qualsiasi tipo di pelle, i prebiotici. Sempre la centella, il burro di karité, quindi è abbastanza nutriente, dovrebbe essere come crema, ve la proverò, di solito in questi barattoli le creme sono... Ma apriamola da subito questa, perché è di creme, wow! Guardate, sicuramente, sì, sicuramente se fila così all'interno ci sarà anche un po' di bava di lumaca. Vediamola qua, la applico sulla mano sinistra, sulla mano destra, vediamo, eccola, vedete come fila? Ah, a me queste creme che filano così piacciono tantissimo perché danno... Il profumo è inesistente, e a chi dà fastidio, quindi è perfetto. E, ecco, vedete, non fila più, dando questo effetto rimpolpante e quasi incollante delle rughe. Mi piace moltissimo. Tanto prodotto, 50 ml, e devo dire che mi ha incuriosito come crema. Non mi sembra troppo pesante perché si è assorbita e non la sento più come texture, come strato in più sulla pelle. Assolutamente no, il profumo non c'è, ma... La provo quasi quasi stasera. Poi un toner illuminante, insomma tutto questo pacco riguardava la skincare estiva. Tante protezioni solari, ne arriva un altro pacco, aspettate un attimo, l'ultimo. E tanti ingredienti illuminanti come vitamina C o niacinamide, tanti ingredienti fermentati che fanno più che bene alla pelle. Quindi mi piace tantissimo, mi incuriosisce tutto un casino. Di che parliamo? Parliamo di questo toner che costa 8 euro e qualcosa, da 200 ml di Numbuzn. Difficile da pronunciare, toner, e poi c'è scritto Super Glowing Essence, è abbastanza liquido, però lo userò come toner, va benissimo così. Cosa contiene all'interno? La niacinamide, ovviamente, e ha diversi fermenti, ma tantissimi. Io non ho visto così tanti fermenti, cioè praticamente di tantissime piante come il riso, come la soia, come la zucca, tutto fermentato, mamma mia. Questo è da provare assolutamente, infatti forma anche questa schiumetta, mi chiedo se è per quello, perché sono ingredienti fermentati. Anzi, lo dice, contiene 50 ingredienti fermentati, 50 in un prodotto a 8 euro. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Più abbiamo lo sconto. E dice che riempie il viso con una luminosità mai vista. Ma io voglio sentire l'odore. Adesso lo sentiamo qua davanti a voi, perché di tonici ce n'è sempre pochi, io ne utilizzo a bizzeffe, mi piacciono. Buono il profumo, un po' agrumato, ecco sì, non è proprio un tonico, è un tonico già con degli attivi, cioè non è un tonico solito che serve solo il per il pH per idratare un po'. No, qua abbiamo quasi, c'è cioè un tonico mischiato al siero e diventa un essence, molto leggera e si assorbe subito. Bellissimo, bellissimo effetto. Vediamo sulla mano, vediamo un po' come si comporta sul viso. Un po' lo sento appiccicoso, leggermente, o con tutti quegli ingredienti fermentati poteva succedere. Non vedo l'ora di provarlo. E poi ragazzi, questa chicca, questo kit, non ho controllato quanto costa, però ho visto che singolarmente i prodotti costano 8, 15, 15, quindi 40 euro, 30, 38 in totale. È questo kit di Sun by Me, un brand che mi piace moltissimo, con, vediamo, e abbiamo qua, lo devo tenere perché mi è già caduto due volte, questo kit con due protezioni solari, devo ancora capire come si utilizzano. Questo mi sembra più un siero, ecco, lui cadeva sempre, con l'applicatore un po' particolare, eccolo qua, e poi la protezione solare normale, un po' forse è caduta, anzi vi faccio lo swatch già che ci sono.
Eccola qua. Profumo, profumo agrumato, secondo me contiene anche la vitamina C all'interno, anzi contiene diverse vitamine questo kit, la protezione solare e la protezione solare per le labbra, bellissima quest'idea, eccola qua, la protezione solare per le labbra, bellissima questa idea, e anche l'applicatore dovrebbe essere tipo triangolare, sì, bello, bello anche applicatore, comodo da utilizzare. L'idea è bella ragazzi perché l'anno scorso sono tornata e ho visto due macchiette sulle labbra. Cioè, io la protezione solare, sì, ho lo stick, però non sono così brava ad applicarla sulle labbra quest'anno. Soprattutto con questo prodotto ci starò molto attenta perché mi sono un attimino spaventata, anche perché vengono anche le rughette sulle labbra, quindi se vogliamo evitare, magari è meglio. E, no, sono molto curiosa di questi... di queste due protezioni, perché contengono, dice il prodotto, acido ialuronico e 10 tipologie di vitamine all'interno. Wow, vediamo un po' la scatola. C'è scritto niente, com'è? Niente, devo andare sul sito a leggerlo meglio, però sicuramente ci sarà la vitamina C. Vediamo un po'. Ok, sì, questo è un prodotto proprio che... l'altro, quello più piccolo, che si applica, vedete come è leggero, liquido, e sa proprio di agrumi. Sento anche l'alcol, però devo andare a controllare l'ince, spero non mi faccia uscire le imperfezioni, perché io con l'alcol nelle protezioni un po' sbianca, E non so se sono da utilizzare insieme, oppure utilizzare o lui o questo, perché dice la stessa cosa, antioxidant sunscreen, quindi una protezione solare antiossidante, e invece questo è una protezione solare con acido ialuronico incapsulato. Insomma, sono molto curiosa e dovrebbe andare ad illuminare la pelle e a lenirla, ecco, in qualche modo. Qua allora sicuramente ci sarà la vitamina C. Insomma, questo era l'ultimo prodotto, gli ultimi prodotti che mi hanno mandato. Avete visto quante cose interessanti da Stylevana. Vi arriverà sicuramente dopo questo anche il video dedicato al corpo, ho diversi prodotti da farvi vedere, di parlare un po' della mia cura del corpo, e vi parlerò dei miei promossi e bocciati del periodo, perché sono tantissimi. Torno su questi schermi con tanti video e spero che voi li apprezziate. Vi mando un grosso bacio ragazzi e alla prossima, ciao!